Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Io sono Mari e oggi voglio farvi vedere il mio video spesa colazione edition. Ho deciso di farli in piccole tranche perché ogni volta faccio dei video lunghissimi e sono sicura che vi scocciate un po'. Quindi oggi parliamo solo di colazione, spesa all'Eurospin, ma prima mandiamo la sigla. Ragazzi, eccoci qua. Iniziamo subito con le bevande, ecco quello che state vedendo su. Già da subito. Tè freddo, finalmente siamo in primavera! Soltanto che c'è un freddo da morire, io ho le mani congelate, sono con la mia felpina di pile. Comunque, ragazzi, si avvicina la primavera, si avvicina il caldo. Speriamo, stiamo cercando di spingere veramente questa stagione perché sembra che non voglia entrare. Ma noi ultimamente stiamo bevendo meno latte, io soprattutto, io, cioè. Latte vegetale, ma in ogni caso quando cominciano le prime giornate di caldo non bevo più latte, neanche quello vegetale. Non so perché, però questo qua ci piace tantissimo anche in estate e quindi lo prendiamo. Questa versione qua, Fior di Natura, rispetto al latte di mandorla che ho sempre comprato. Sotto la mappina perché era un pochettino brutta da vedere. Comunque, stavo dicendo che questa versione qui di latte di mandorla che vi faccio vedere più da vicino, rispetto a quello che ho sempre comprato, quello nella busta nel brick arancione, mi piace molto di più, è molto più intenso il sapore. Somiglia tantissimo anche al nostro latte di mandorla catanese Condorelli, famosissimo ormai in tutta Italia, ed è veramente molto molto buono. Invece, questi biscotti li abbiamo già aperti perché ragazzi non è che io posso dire ai miei non aprite niente perché devo fare il video spesa, ma non sia mai, mi sembra assurdo, però cerco quantomeno di mantenere la confezione integra per farvi vedere quello che abbiamo acquistato perché io penso che comunque i video spesa siano dei video che a parte tenere molta compagnia, ma siano anche dei consigli, no? E noi ci siamo trovati benissimo con questi biscotti, sebbene non siamo celiaci, però ci piacciono tantissimo perché sono molto friabili e rimangono croccanti nel tempo proprio. Abbiamo sempre acquistato quelli al cocco, però ultimamente la mia colazione fondamentalmente consiste in una tazzina di caffè e due o tre biscottini bagnati. Quindi, sinceramente, i biscottini al cocco col caffè non ci stanno bene assolutamente. Quindi ho detto stavolta prendiamo quelli alle nocciole, così quantomeno quando io bagno il biscotto nel caffè, comunque ho più soddisfazione, ecco. E quindi abbiamo preso questi alle nocciole che sono ugualmente buonissimi, veramente molto molto buoni. Invece abbiamo preso questa qua. I miei suoceri l'hanno sempre comprata, veramente io ricordavo male, Alice la voleva alla marmellata, invece l'ho presa alla Nutella. E vabbè, la prossima volta la prenderemo alla marmellata. Devo dire che sono buone, sicuramente molto meglio le crostate fatte in casa, però hanno un prezzo piccolo piccolo che adesso non ricordo perché Ciccino come al solito butta via gli scontrini, ma poco più di 2 euro se non mi sbaglio, 2,49 giù di lì, insomma, siamo lì come prezzo. E non contenta, gli ho preso anche le crostatine, queste qua piccoline, perché ai bambini piace tantissimo portarseli a scuola per merenda, quindi anche queste sono andate. Invece un altro tipo di briochine che piace tantissimo soprattutto ad Adriano sono questi cornetti alla crema bianca, che ovviamente sono aperti perché se ne è mangiato uno stamattina. Eccolo qua, guardate, vi faccio vedere proprio così, ne approfittiamo. Sono belli grossi, non sono di quelli schiacciati, bruttini, sono proprio belli grossi e dentro hanno una crema pasticcera, ma è di una bontà, ragazzi, io non lo so che cosa c'è in questa crema pasticcera, ma è veramente molto buona, molto aromatica. E devo dire veramente che ci hanno conquistati.
Andiamo avanti e vi faccio vedere, questo non manca mai dalle nostre colazioni, il pan dolce dell'Eurospin, che è veramente buonissimo. La Mulino Bianco l'aveva già proposto tempo fa, ma tantissimo tempo fa, ragazzi, non è, cioè ne parliamo di 10 anni fa, forse anche più di 10 anni fa. Io non ero neanche sposata, me lo ricordo, perché mi piaceva tanto, e quando sono andata a trovare un mio amico di Marsala mi ha fatto trovare questo pan dolce per colazione, perché sapeva che mi piaceva. Guardate quanto sono carine le persone che mi conoscono e che mi vogliono bene. Anche Elisabetta avrebbe voluto prendere questo qua per farmi fare colazione, ma veramente siete troppo carini. Comunque, questo pan dolce non manca mai dalle nostre tavole. Noi lo facciamo o con la Nutella o con la marmellata, ma anche da solo è buonissimo. Se poi lo tostate è ancora più buono. Va, non ne parliamo più. Allora, abbiamo preso questi altri, questi, oh, guarda che sono brava io, questi qua, sono i fermenti attivi alla fragola, sono buonissimi, ragazzi, scusate ma c'è l'ombra, sono buonissimi. Qua c'è Celia che sta camminando, ora la vedrete, eccola qui, Celia, che va bene. Alla fragola è il tuo rinforzo quotidiano, piacciono tantissimo ai miei bambini, li sta bevendo anche Ciccino, sono veramente molto buoni. Poi i mini fruttolini, similfruttolo, i dupe del fruttolo, fruttolino piccolo piccolo, sono piccolini in realtà, forse per i bimbi più piccoli una vaschetta va bene, però i miei bimbi sono più grandi e ogni volta ne mangiano due e gli piace variare il gusto, quindi uno mangia uno alla banana e uno alla fragola e viceversa, insomma cambiano. Ne li ho voluti prendere perché gli piacciono tanto. E terminiamo con queste piccole marmellatine monodose. Perché sto comprando le marmellatine monodose? Perché ultimamente mi ritrovo il frigo pieno di confezioni in vetro di marmellate aperte e mai terminate, e queste marmellate aperte e mai terminate con il tempo mi fanno la muffetta dentro, e quindi ho detto, ma perché mi devo riempire il frigo di cose inutili quando posso comprare benissimo queste monodosi, visto che non consumiamo tantissima marmellata, e quando la vogliamo ne utilizziamo una ciascuno, e praticamente sono così terminate senza sprecare. E quindi abbiamo deciso di provare queste qua, che sono comunque sempre la solita marca Puerto Sol dell'Eurospin, quindi sono sicurissima che sia ottima. Allora ragazzi, questi erano tutti i miei acquisti per quanto riguarda la colazione Eurospin. Spero che vi siano stati utili questi acquisti che io ho fatto, che vi abbiano dato magari qualche idea. Se non è così, comunque spero di avervi tenuto compagnia per un po'. Vi saluto, ci vediamo al prossimo video spesa, chissà che cosa ci sarà, magari nel prossimo video spesa lo dedicherò a qualche altra cosa, così almeno avete meno tempo da dedicare a Mari, che comunque vi saluta, vi dà tanti baci, mi raccomando, seguitemi sempre anche su Instagram, che ultimamente sto facendo tante piccole review di prodotti beauty, quindi vi aspetto anche lì. Un bacio a tutti e ci vediamo alla prossima, da Mari.